Le prime due giornate rinviate, però sabato si inizierà subito con una trasferta e poi il tour de force, perché martedì si scenderà di nuovo in campo. Esatto, sabato iniziamo, andiamo subito in salita, perché due trasferte, una vicino all'altra, dove non possiamo peraltro riallenarci in mezzo, sicuramente saranno una bella prova. Però abbiamo messo in conto tutto, abbiamo messo in conto le difficoltà di questi primi tempi, non dovute da nostre colpe, perché purtroppo la pubblica amministrazione ci ha messo nelle condizioni di non poterci allenare in maniera continuativa e come doveva essere nelle prime settimane di preparazione, tant'è vero che questa abbiamo dato come giustificazione per i due rinvii, perché era pura verità. Quindi avremo sicuramente una partenza in salita in generale, perché le ragazze dovranno ancora rodare, dovranno ancora fare i conti con la tenuta fisica, che non può essere ottimale per ovvie ragioni, però siamo felici di iniziare, abbiamo voglia di iniziare, insomma. Vi affacciate a questo campionato di Serie C, sicuramente impegnativo, quali sono gli obiettivi? È sicuramente impegnativo perché è una categoria maggiore e perché abbiamo voluto fortemente come società restare con un gruppo giovane, cioè lo stesso che l'anno scorso fondamentalmente ha sfiorato la promozione e che la società ha inteso premiare, perché si era creato un gruppo anche al di là della squadra, della palestra, hanno creato amicizie, quindi questa è una cosa buona. Fondamentalmente ancora quindi avremo delle ragazze giovani, fondamentalmente un under 18 o poco più, un qualche ingresso un po' più di esperienza, ma abbiamo voluto questo, con tutte le conseguenze che ne verranno, perché chiaramente i primi tempi sarà inevitabilmente più complesso e più complicato, ma poi sono convinta che raccoglieremo, perché poi sono giovani e quindi non si può che raccogliere in un secondo momento.